spazzato via tutto e non resta più niente, capisci? Va bene. Nel tuo Beh, discorso. Questo è già Com'è un che successo. Resta Giano allora? Resta Giano. Bravo. E comunque Giano è il dio delle porte? Sì, è il dio del tempo presente. È onnipresente e la porta nella sua posizione statica che guarda il futuro e guarda il passato. Ma quindi e si sposta nel passato, diciamo, e nel futuro. Queste porte hanno un valore simbolico. È un dio del mutamento, è l'essenza del mutamento, Giano. Ascolta qua, infatti. Va bene. È gennaio? È gennaio? È già passato, adesso siamo in marzo. No, voglio dire, gennaio infatti deriva da Giano, no? Sì, va bene. Ma insomma, non è, voglio dire, qualche cosa continua. Va bene, Flavio. Va bene. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Bene. Io vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, buongiorno. Aspetta un attimo. Sì. E allora? Sì. Come stai? Bene. Abbastanza bene, abbastanza. Sì. E tu invece come stai piuttosto? Tra il bene e il male. Come bene? Hai sentito che ti ho risposto finalmente? Hai sentito l'inizio della trasmissione? Eri tu che mi hai chiesto dei lemuri. Sì, sì, però no, porco. Non hai preso l'inizio della trasmissione? No, perché avevo mio figlio che rompeva. Cos'è? Ma sono io che fischio, sei no, tu? No, penso che sei tu, Eppure ho girato le spalle al microfono. No, non ho sentito, ma va bene lo stesso. Tanto lo risentirò chi lo sa quando. Porterò le cassette la prossima settimana qui in radio. Quello che mi stava seccando, che mi dava fastidio, è quello che ho sentito adesso, non da parte tua, ma dalla presunzione di questo ascoltatore. Perché alla fine non ha fatto altro che dimostrare che per essere un individuo bisogna credere a qualcosa, a qualcuno che è passato prima di noi. Allora io, che ho rimesso in discussione ciò che mi è stato detto, ciò che mi è stato lasciato, io non sono un niente. Io sono un niente. Perché se non credo a questo o a quello, rinego le culture, rinego ciò che è stato lasciato detto e sono una deficiente. Non so se condividi. No, il problema è questo, io non lo condivido rispetto a lui, no? Cioè, al di là di quello che lui è, che noi siamo anche arrabbiati con lui per varie cose, ma comunque lui è onesto, nel senso che lui fa le sue affermazioni e probabilmente lui ci crede. Il problema è invece che quello che dici tu, no? Non è che tu puoi accettare quello che dice lui o quello che dice chiunque altro. Tu hai fatto le tue scelte, capisci? Ecco. Per cui lui non è che impone a te quello che lui dice. No. Però permette a te di pensarlo, capisci? Cioè, permette a te di pensare, dice, allora io cosa faccio? Io lo ritengo, scusami se mi permetto una determinata libertà, il tontolone di turno, io lo ritengo questo personaggio. Ma guarda che è molto preparato, Cioè, sì, appunto, è talmente saccente e sbruffone che lui, nel suo io, il suo ego, gli permette di dire, senza dirlo, io so, io conosco, io qua, io là, ma io a lui non lo ascolto proprio, cioè mi fa, ecco, questa è una delle persone che mi fa sorridere. Perché mi sembrava il prete, vecchio stampo, che dal pulpito mi parlava e magari, non so, 10 minuti prima aveva fatto qualcosa di cui non andava bene andasse fatto. Cioè la classica persona falsa che ti impone, che ti dice con arroganza, perché lui è, io sono io, invece io, Anna, penso e faccio quello che cacchio mi pare. E questa è la tua forza, no? Esatto. E questo è il tuo potere. Esatto, guarda Claudio, mi sono successe delle cose in una settimana, mi è venuta fuori la mia cattiveria. Bene. E non credo, non ascolto più gli altri e non accetto più imposizioni da nessuno. Ecco. Allora, sai cosa faccio, Anna? Per te ti faccio. Leggerò l'immagine Furia, una divinità romana. Ecco, bene. E te la leggerò a te, va bene? Grazie. Ciao. Ciao Claudio. Ciao. Prima di leggere Furia Lana e gli altri radioascoltatori, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Anna è formidabile. Vero? È straordinaria.
Non so, ma io sento la ribellione dentro che è propria dell'uomo prima delle religioni che fossero. L'uomo è ribelle, è nato così. Perché lo vuoi soffocare? Lascialo libero che si esprima, che sbagli, che non sbagli. E forse non sbagliano quelli che hanno letto un sacco di libri e li ripetono a memoria. Io certo. Dico, a un certo punto, se uno ha detto, ha fatto delle affermazioni 2000 anni fa, va bene, le ha fatte, ma che poi condizionino tutto il cosmo, bisogna vedere se il cosmo sottostà alle frustate. Certo. Io non riesco a comprendere se un uomo debba sottostare alle frustrazioni, alle leggi imposte, se non leggi che a noi adesso fan comodo così per tirare avanti il carrozzone, ma poi andare a toccare determinati temi con delle leggi, con dei dogmi, proprio fa sorridere questo fatto, indipendentemente dalla cultura. E forse quelli che hanno la cultura muoiono in un certo modo e quelli che non hanno cultura muoiono in un altro modo? E in che modo muoiono? Forse più lentamente. Cosa dici? Non riesco. L'accelerazione, sai cosa deduco io dall'accelerazione? Che c'è l'usura dall'accelerazione. E più io accelero in tutti i sensi, e prima termino. Ho capito. Poi, naturalmente, posso anche pensare di continuare a vivere. Chi me lo impedisce? E chi mi impedisce di pensare che quando io muoio è tutto finito? Certo. È tutto il contrario di tutto. Così non riesco... cioè, continuare a ribadire concetti scritti sono fermi, Claudio, sono fermi. Una bestiola che è fuori in cortile, che cammina, è in movimento. E quando emette un suono vale più di me se sto a scrivere, perché vale per me solo quello scritto. Per lei, per quella bestiola, anche se non ha lo scritto, va avanti lo stesso. Cammina, vive, respira, certo. Mangia, dorme. Non ha paura. E all'atto della morte del corpo fisico riesce a trasformare in nascita del corpo luminoso. Ma a me piace moltissimo sentirvi, anche se io ho un'altra strada, non lo so, ma a me piace moltissimo. Ciao, Claudio. Ciao Giampaolo, ciao. Ciao a tutti. Ciao. E prima di prendere un'altra telefonata, voglio leggere Furie, dal Sentiero d'Oro, per Anna, e anche per chiunque vuole ascoltarla. Le Furie sono l'essere messo alle strette. La rabbia, quando monta nell'impossibilità di intravedere vie d'uscita dalla situazione nella quale si è venuta a trovarsi. Le furie abitano dentro l'essere umano, si nutrono dell'energia, dell'essere e tendono ad impossessarsene quando le condizioni producono il loro scatenarsi. Non bisogna lavorare al fine di uccidere le furie dentro di sé. Ricordo il comportamento autolesionista di alcune conventicole cristiane nelle quali i membri si autofustigavano al sorgere dei desideri. Più si autoflagellavano e più il desiderio si trasformava in furia. Alla fine o l'essere umano moriva fasciato di energia vitale stagnata o le furie si scatenavano dentro di lui con tutta la loro forza, portando l'essere umano all'autodistruzione. È necessario imparare ad usare le furie per i propri fini, con la disciplina. Quando una furia esce, è difficile riportarla all'ordine. Bisogna impararla a farla uscire un po' e rimetterla subito a posto. Insegnare alla furia, ad ogni furia, che lei non è padrona dell'essere umano in cui vive, ma è solo un aspetto, sia pur importante. Pertanto le è consentito impossessarsi dell'essere quando questi è in pericolo, ma deve tornare prontamente al suo posto appena il pericolo è cessato, pronta ad intervenire qualora il pericolo si ripresenti. Disciplinare furia è una delle grandi imprese dell'essere umano. Come non si deve uccidere le furie, in quanto queste sono i guardiani contro la disperazione, così non si può permettere alle furie di impossessarsi dell'essere, in quanto questo lo porterebbe alla distruzione. Nutrire le furie con le proprie rabbie e le proprie imprecazioni, disciplinare le furie attraverso la sospensione del giudizio e il respiro lento e profondo. Cosa permettono di fare le furie? Le furie permettono all'individuo di concentrare tutto il proprio divenuto in un solo istante della propria esistenza. Le furie permettono all'essere umano di giocarsi all'interno delle contraddizioni scatenante la vita in un solo istante. In quell'istante l'individuo, qualora venga sopraffatto e annientato,
grazie alle furie, lascia il corpo fisico per trasformarsi, in ogni caso, in un essere luminoso. La violenza dello scatenarsi delle furie consente all'individuo di compattare quanta energia vitale e potere personale ha accumulato nella sua esistenza, proiettando la propria coscienza di sé attraverso i mutamenti nell'infinito. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, ciao, sono Giovanna. Ciao Giovanna. Ciao Claudio. Senti, tu stai parlando del sentiero d'oro. Sì. Adesso io voglio dirti una cosa che forse ti sembrerà stupida, ma però nell'immaginario comune alle volte lo puoi trovare. Ti ricordi il film Il Mago di Oz? Sì. C'era il famoso sentiero d'oro. Sì, sentiero di mattoni gialli. Dove la fata diceva Dorothy Games, per avere ogni tipo di protezione non doveva mai lasciare il sentiero d'oro. Sì. Te lo ricordi? È vero, è vero. Ecco, allora io vorrei sapere da te qualcosa di più su questo sentiero d'oro, se è possibile. Sì. Se conosci qualcosa, va bene? Ciao, grazie. Per te, ciao. Ciao, ciao. Allora, Il sentiero d'oro è un libro che ho scritto io ed è la mia analisi attraverso la magia e la stregoneria delle immagini della religione romana. Cioè, io praticamente sono diventato pagano quando ho intuito e ho visto nelle linee di tensione la coscienza. Un attimo rispondo alla telefonata e poi continuo il discorso. Pronto? Bene, anche questa è una presa in giro. Pronto? Buongiorno, sono Irma Vicenzi. Ciao Irma. Allora, buongiorno a tutti. Sì. Io sono una persona che non crede, no? Cioè, sì, sono una che non crede. Certo. Sono una che non ha un partito, sono una che non ha una religione. Cioè, sì. Ti dico sinceramente che sto male per tante altre cose della vita, ma non perché... Cioè, non ho bisogno di questa maniglia per vivere, per poter andare avanti, di nessuna maniglia, no? Sì. Con questo non è che voglio che gli altri facciano quello che faccio io. Certo. Cioè, che la pensino come me, però mi dà molto fastidio, no? Cioè, io non vado mai a sindacare perché tu credi, perché tu così, perché tu non so, io non ho mai chiesto a nessuno perché credi, però a me è all'ordine del giorno, ma perché non credi? Ma e dico, ma esatto. Scusa, ma perché mi devi fare questa domanda? Mia figlia non vuole figli, no? E si sente sempre, tutti i giorni chiedere, ma perché non vuoi figli? E io ho detto a mia figlia, e tu rispondi, e tu perché li hai fatti? Esatto. Ma perché tu... Guarda, Irma, gliela do io una risposta a tua figlia, eh? Cioè, tua figlia può benissimo dire a chi gli fa queste domande dicendo, io non voglio creare dolore. Appunto. E poi è una vecchia canzone anche questa, eh? Sì, ma io dico sempre a mia figlia, guarda, che chi ti fa la domanda perché non puoi figli è perché hanno rabbia, perché tu sei arrivata... in tempo a pensare che non ne vale la pena, esatto. Invece loro si sono già inguaiati, no? Certo. Ecco, perché sai, ci sono anche tanti genitori che li abbandonano, ma cioè, se hai un minimo di buon senso te li devi tenere, no? E deve fare un buon lavoro anche. Appunto, ecco. E allora, volevo dire questo, a me piace ascoltarvi, ma io ascolto anche quelli di Geova, ma io ascolto anche, io li ascolto tutti, quando passavano i mormoni, io li facevo entrare, se era estate le offrivo anche acqua e limone perché loro non bevono Coca-Cola, quelle cose là, no? Sì. E io ascoltavo anche loro, cioè perché non ho nessun problema ascoltare quello che pensano gli altri, mi faccio un giudizio, ma non è che ho paura, cioè per me, no, mia madre va in chiesa perché sua madre gli ha insegnato ad andare in chiesa. Esatto. Allora io ho detto, guarda che anche a me tu hai insegnato ad andare in chiesa, ma appena ho avuto la testa per ragionare, ho spezzato la catena. Ecco, e allora dico, ma non è una buona ragione che tu vai in chiesa, se tu mi dici, io vado in chiesa perché mi sento di andare, perché la penso in quella maniera, ma non mi puoi rispondere perché tua madre ti ha insegnato ad andare in chiesa, hai capito? Certo. Però lei non fa entrare nessuno, qui di Geoni, nessuno, perché non, se lei fosse qua da basso che sente la vostra trasmissione, avrebbe anche da dire, no? Perché, io dico sempre, ma perché siete così tiepidi nelle vostre sicurezze, che non sono sicurezze, ma hai paura di essere corrotto? Sì. Ecco, io dico, io ti ascolto, io ascolto quello di Geo, o quello mormone, o il cattolico, però non ho paura di essere, ascolto tante volte anch'io Radio Maria, sai, proprio perché, per sentire tutte le fandonie che raccontano, no? Ma non è che ho paura che Radio Maria riesca a convertirmi. Sì, ma infatti. Hai capisci? E allora c'è la persona che
la persona che ti fa la telefonata cretina oppure solo per disturbare è una persona che ha, non è sicuro del suo pensiero, non è sicuro della sua, diciamo, fede, tra virgolette, perché, ecco, non è sicuro di niente, allora ha paura di essere trascinato dall'altra parte, no? E allora non vuol sentire. Cioè ha paura che noi facciamo lavaggi del cervello, ecco, no? Questo genere. Siccome loro sanno già cosa vuol dire essere lavati il cervello, perché sono già stati lavati da quando siamo nati, no? Ci hanno già cominciato a lavare il cervello quando ti fanno il battesimo, sì. Ti lavano il cervello esternamente, ma te lo lavano, insomma, no? Sì. Ecco, già cominciano quando ti fanno il battesimo a lavarsi la testa esternamente e poi te la lavano internamente. E allora hanno paura. Ma allora io dico, nel momento in cui hai queste paure, come non fai entrare quei di Geova e fuori metti l'etichetta, come non fai entrare i mormoni, come non farai entrare gli arancioni, eccetera, spegni la radio e non senti neanche i pagani che parlano, certo. Appunto, e basta, lasciali fare la loro trasmissione, e se vuoi ascolti, senza essere così, diciamo, poco cristiano. No, perché io, che sono una miscredente, mi ritengo molto cristiana, hai capito? Che non c'entra niente Cristo. Mi sento... Ho capito, è un comportamento normale. Un comportamento, da persona che... Civile. Ecco, civile, tutto lì, ciao. Grazie. Ciao, grazie Irma. Niente, voglio continuare un attimo la spiegazione del sentiero d'oro che ho dato alla Giovanna. Praticamente il sentiero d'oro è un percorso che va dalla nascita alla morte, cioè è in pratica la vita, no? E nella vita noi diventiamo varie persone. E quello che io vi leggo come sentiero d'oro è un mio lavoro di magia e di stregoneria, questo sì, di percezione delle divinità dell'antica Roma. Cioè, anziché vedere le divinità dell'antica Roma come ci è stato insegnato, io l'ho vista attraverso la magia e la stregoneria. Chiaramente io non sono un grande stregone e probabilmente non lo sarò mai, sono solo un apprendista stregone che arranca sulla strada. Però la mia visione sta abbastanza completa, stranamente, ed è riuscita ad afferrare le divinità dell'antica Roma in maniera diversa da quelle che ci erano presentate. Messe tutte insieme queste divinità hanno segnato un divenire umano, cioè una trasformazione continua dell'individuo. E questo ho scritto il sentiero d'oro ed è quello che vi sto leggendo. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Beh, questa volta mi hanno spernacchiato. Pronto? E anche questa volta hanno riso. Bene. Questo è in sintesi il sentiero d'oro, non è altro che la via al divenire umano, che è come la vedo io, per questo ogni persona deve trasformarla per se stessa. Pronto? Pronto? Bene, forse la SIP farà un sacco di soldi sto giro, Pronto? Pronto? Bene, avete sentito il tipo di telefonate che stiamo ricevendo ed è molto simpatica la faccenda. Pronto? Ciao. Beh, Laura, ascolta, volevo dirti, ma è gente qua, non si capisce, anche se uno non crede, cade lei su un malvagio, cade per forza da credere. No. Per forza da credere, secondo me. Io conosco persone atti. Sì. Che mai stai in chiesa e ha fatto del bene, come mi spieghi questo? Cercare una persona che aveva bisogno, aiutarla, cosa c'entra questo discorso? Perché mi vuole credere a fantasia si è mense? E mi sa quanti delitti ne stai, quanti assassini ne stai fatti in nome di Dio. Basta guardare Sodoma e Gomorra, tutto quello che ne sta, e il Cristo che si è venuto 2000 anni fa, giusto, come chi dice. Sì. Però per salvare io i cacopà non so quanti bambini ne sta tre mamme. Era così giusto? Sì. Insomma, dai, ragioniamo con il fiatissimo ora. La gente non che ragiona, no? Bisogna che si lega un pochetto i loro testi. E che fa giusto per peccatore? Ma quando mai? Quando mai? Colpa io quando andai che era lì? Non so se mi spiego, Ecco, la gente non capisce, perché la più falsità è proprio qui che va in chiesa, perché mi non credo, però non ho neanche in giro le persone.
Sì. Ti capisci? Ma quando mi dice vado, ti dico solamente, vado. Quando per rispetto, fatalità, io farò una tradizione, si va per il funerale per fare cose all'ora della gente, praticamente, sua mamma, un amico fiori. No, ti chiede datemi una mano di amicizia, ma ti rendi conto che a mamma che ti dai in giro, che la gente pensa, ma non capisco. Fa conto, Laura, noi abbiamo un amico pagano, no? Sì. Che lui fa due regali alla madre, perché gli vuole bene, no? Sì. Va in chiesa a Natale e a Pasqua per fare un regalo alla madre. No, mi devo decidere né a Natale né a Pasqua, perché non mi sento nell'altro. No, ma per dire a te... E non ho fatto del male a nessuno, E non ho fatto del male a nessuno. Certo. E neanche non contraddico quelli che vanno pur contenti. Infatti, che vanno contenti. A certe semenze non credo. Ma dove siamo arrivati qua? Magari, il prossimo veramente esistesse. Il prossimo non ci sarebbe stata più guerre. Non ci sarebbe stata niente al mondo. O no, ascolta, bisogna che essere fatti logici, però sarei robe. O sbaglio forse. No. Spogliati per darvi. Mi si che dago se go, ma non posso poggiarmi da via nuova. Anzi. Ma che discorsi sei? Ma se mi viene una persona e mi dice che ho fame, mi fa peccato e la butta con le pane. Ma non perché lo dice Dio, perché sei la mia coscienza che mi dice così. Certo. Però mi lo posso se voglio sposarmi e buttare in mezzo mio figlio. Ma, insomma, ragioniamo. Mattia il pan. Mattia di altri che ha più possibilità che possa. Mattia il pan te la dai lo so se sei in più. Prima te da mangiarlo ti però. Ma non so per cosa che si offenda. E stessa di così anche nelle politiche con le sue idee importi e in politica nella regione. Ognuno crede quello che. Mi conosco persone atee e ne ha mai fatto del male. Certo. E da farsi, io ricredeva nella vita. Nella vita nel. Ma Carmine era questa, Hitler non era cattolico. Hitler era cattolico. Credo che non fosse cattolico, comunque è stato educato come cattolico. Il nome della. Ma pensa, ma ti rendi conto? Tutti i paesi assassini, se guardiamo bene. Alla Sodoma e Gomorra, che ha distrutto le cose, la Sodoma e Gomorra, la Bibbia. E dopo la donna che si candidava la fatta diventare piena, ma esatto. Come te l'avesse copata? E che Dio sei quella, scusa. Perché mi vuoi dire un attimo che mi fa diventare piena? Ma insomma dai, va, bisogna farti pensare, se no, pensare. E niente, dovrei farti pensare. Invece che facesse, no, che mi vada pure in chiesa, chi vada. Ma invece è andata in chiesa e si aiutasse tra ori, mi sarebbe meglio. Sì. Ecco, appunto, bravo. Ecco, è il Papa, che vada bene il Papa, va. E sta ragazzito che va ben così, che mica lo vedo, mi fa, non so cosa, va. Io non credo che lo metta dentro al diavolo, perché io non credo che è roba del semento del diavolo, come che ti insegna ora qui cornico, non ho mai creduto, il male che ti offai e basta. Ma se veramente esiste come dice il diavolo, che vada, è orizza, e hai il Vaticano, hai i politici che stanno attenti ori del diavolo, perché io non ho paura, non ho niente da aver paura, mi sono fatto niente nella mia vita, non voglio mai, e ne mazzà, dunque non ho niente da temere. Certo. Ma ti dico, ma guarda ignoranza delle persone, telefonare, uno se parlare di dire quello che voglio, creda, mi sono obbliga che creda. Però mi ho espresso il mio parere. Bene. Ecco, ti ha capito? Grazie. Ecco, niente, stare a badare. Ciao. Grazie. Niente, noi adesso prendiamo l'ultima telefonata e dopo chiudiamo perché Mario è arrivato. Pronto? Sì, Claudio, scusami se intervengo per la seconda volta. Dimmi tutto, mi senti? Dicevo che veramente... Stai avvalorando quello che hai detto prima, le fobie e le paure affondano le radici poi nei psicofarmaci anche, perché questa è espressione veramente di paura dentro di un qualcosa di tremendo. E quello che ha detto prima la Irma, tu quando non muovi cause in un certo senso, ha detto, non hai effetti. Allora loro si aggrappano, in genere ci aggrappiamo allo spiritualismo, perché? Perché abbiamo creato delle cause e dobbiamo subire tutti gli effetti. Tu quando metti un figlio al mondo hai creato una causa, piacevole, certo che è piacevole, e dopo c'è anche lo spiacevole. E quindi noi non accettiamo questo e allora ricorriamo alle maniglie, alle varie supposizioni, alle varie religioni, alle varie fedi, però fondamentalmente è una tecnica, anche se a noi altri sembra una cosa, perché deve essere sempre indorata la pillola, deve essere romantizzata e deve centrare sempre il sentimentalismo dentro, non la concretezza delle cose, ma il sentimentalismo, perché allora ti metti quieto, tranquillo e ti addormenti, diciamo, è sempre un'illusione. Invece, adoperando una certa tecnica, perché in definitiva se adoperiamo la matematica, la razionalità, che non è
strettamente cultura, la razionalità l'abbiamo dentro anche, se non erro, ed è un raziocinio anche istintivo, perché l'istinto ha anche una parte di razionalità, non è detto che sia becero. E quando la Irma dice io i figli me li faccio e me li gestisco io, ma è splendido questo, perché se la gente cominciasse veramente a ragionare in questo senso, muoverebbe molto molte meno cause e avremmo meno effetti, come minimo. Cioè io la penso così, sarà un modo abbastanza terra terra, però mi sento molto più legato al mio istinto che non alla saputaggine di certe ricerche così astruse, così, e quindi mi sento strettamente dire panteista e pagano, come ti ho detto ancora, a modo mio però. Attento ai roghi, eh? Attento ai roghi. Ah, non mi interessa. Vengano a prendermi a casa, no, sono qui che li aspetto. Come ho detto, anche la Irma, stranamente, la pensa come io ho fatto passare di tutto dentro a casa mia. Se ne sono sempre andati un po' scornati, perché se i preti non sono riusciti ad accalappiarmi, tanto meno gli altri. Ciao Claudio. Ciao. Bene, non prendiamo più telefonate, è arrivato Mario, per cui chiudiamo qui la trasmissione. Allora io vorrei ricordare che a Pasqua sarò in trasmissione fra le ore 17 e le 20 e parlerò della vita e della morte, praticamente la relazione fra vita e morte, sia dal punto di vista della stregoneria che dal punto di vista del paganesimo. E voglio ricordare l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. E se qualcuno vuole approfondire gli argomenti è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia.